John Bourne, ragazzi, John Bourne, e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo video nel quale andremo a vedere quanti trofei riusciamo a vincere in 5 anni con il Bologna. Prima di iniziare dovete sapere che questo è l'episodio 4, quindi ovviamente essendo l'episodio 4 c'è uscito l'episodio 3, l'episodio 2 e l'episodio 1, e quindi vi invito a recuperarvi tutti gli altri episodi di questa carriera, perché partire dal 4 non avrebbe alcun senso e non vedreste nemmeno come ci siamo evoluti e come siamo arrivati qui. Inoltre vi ricordo anche di recuperarvi la rebuilding su 5 anni dell'Atalanta, la trovate qui in alto nelle schede, mi raccomando guardatela perché comunque tutte sono collegate una con l'altra per vedere la classifica finale, e quindi mi raccomando non vi perdete nemmeno quella con l'Atalanta che è già uscita interamente sul canale. Detto questo, prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete fatto, mi raccomando iscrivetevi perché una percentuale molto alta delle persone che guardano i miei video non sono iscritti, e sinceramente questa è una cosa che mi dispiace molto. Inoltre invito a lasciare tantissimi mi piace. Perché tantissimi mi piace? Perché se lasciate tantissimi mi piace domani vi porto l'ultimo episodio, l'episodio 5, altrimenti domani vi porto un altro video e poi lo vedremo in futuro quando uscirà l'episodio 5. Detto questo, vi ricordo che ogni giorno dalle ore 15.30 esce un nuovo contenuto su questo canale, però ho aperto anche la sezione sub, la sezione abbonati. Se volete abbonarvi costa 99 centesimi al mese e avrete la possibilità di guardare la mia carriera solamente dedicata agli abbonati con l'Hamburgo. La trovate, costa, ho detto una cazzata, la trovate qua sotto in descrizione, basterà cliccare sul link per abbonarvi. Siete sempre di più, grazie mille, e se non l'avete ancora fatto potete farlo. Ho cambiato inquadratura perché la ritengo sicuramente molto più soddisfacente, e quindi eccoci qua con quello che è appunto il quarto episodio. In porta si potrebbe anche confermare Cragno oppure no, alla fine 84, ma non è cresciuto poi così tanto. A sinistra abbiamo Aiki titolare, poi Luis Felipe, Teate, Esposito. Allora c'è un problema, il problema è che la difesa, nonostante sia valida, ancora non mi convince appieno, soprattutto Luis Felipe perché era fortissimo ma è un 83 da anni e cresce molto lento, quindi Teate, Esposito e Rosso vanno bene, uno come titolare e l'altro per la panchina, però forse prendere tipo un 86 da mettere vicino a Teate o vicino a Esposito, insomma. A destra siamo a posto, abbiamo Mbaye ed Efti. A centrocampo Dominguez e Locatelli sono super titolari, quindi che vuoti che fa. Sulla tre quarti Orsolini è arrivato il momento che vada via. Giocheranno titolari Barro e Brahim Diaz, Vignato, Olsen e Svanberg che saranno i panchinari. Urbanski prova a venderlo da anni ma non va via. Michel lo vendo, Cangiamo se riesco lo vendo. Davanti abbiamo Abraham, Campos, vado a bloccare sia il possibile trasferimento di Campos che di Abraham. Invece se riesco vendo Pagliuca, vendo Vonoidonk e vendo anche Ketia, perché un pochino mi ha deluso. Quindi ci serve un portiere forte, un difensore centrale forte e un trequartista forte. Questi sono, queste sono le priorità dell'anno in questione, di quest'anno. Tanto che il primo match contro il Monterrey, il 3 luglio del 2024, vediamo cosa facciamo al debutto. Importante insomma iniziare bene per passare il torneo precampionato. Vinciamo 2-0, benissimo. Ma ero dimenticato di guardare quanti soldi ci abbiamo, 119 milioni, benone cavolo, benone veramente. Allora, l'altro trequartista che ci manca è Cunha, quindi vi dico che vorrei prendere lui sulla tre quarti. Sarebbe bello riuscire a prendere Lucas Hernandez, che costa tanto, proviamoci, dai, come difensore centrale. Ma che è tutto sto sole che entra? Comunque come difensore sarebbe perfetto, ma non c'è un modo che... Ecco, forse così l'inquadratura è anche meglio, è un po' più distante, ma penso che sia la migliore per il momento. Poi dal video di domani proverò a cambiarla. Allora, 60 milioni. Vogliono Dominguez per 19, io ve lo do col cazzo. Allora, 59,4. Abbassiamo la cifra. 99, tantino, No, ci sta, però tantino comunque. 69, dai, sto alzando. 99 loro non alzano. Se loro non alzano, io non alzo, ve lo dico chiaramente. 69. Hanno bisogno di poter pensarci, che palle, ma che ci pensate a fare? Accettate e basta, non ci pensate. C'ho 3 o 4 operazioni in mente, ma vanno fatte soprattutto con i soldi. C'ho quei 3 nomi che se prendo, ragazzi, faccio il mercato che ho in testa. Tanto pareggiamo 3-3 con il Leicester. Allora, è partito Luis Felipe, direzione Borussia Dortmund per 40 milioni. Intanto per Lucas Hernandez hanno chiesto 92, proviamo a scendere sugli 80. Partendo però ovviamente da 72, se no saliamo subito a 80 e ci dico di no, che famo. 77, ragazzi, bella roba. Quindi 75 penso sia la cifra adatta e loro accettano secondo me. E infatti hanno accettato, meno male raga. Hernandez a 75 milioni secondo me è tanta roba come titolare lì. E poi tutto sommato il nostro centrale non è che ci stesse poi così aiutando precedentemente. Invece con Lucas Hernandez secondo me potremmo toccare picchi mai toccati prima. Preso Lucas Hernandez.
E intanto ottimo lavoro, abbiamo raggiunto un altro obiettivo. Ora facciamo un punto con l'Ajax per passare al turno successivo. Pareggiamo, sì, ottimo. Allora, io mi dispiace, ma dopo che ha rifiutato per l'ennesima volta un prestito, beh, Dramé, io vado a svincolare Dramé perché mi ha stufato. Ciao, basta, buona vita, mi hai rotto i coglioni. E non è possibile, non si può lavorare così, cioè che rifiuta tutti i prestiti, eccetera, basta. Dai raga, mi devono entrare i soldi, se no non riuscirò a fare mai entrambi i colpi che voglio fare. Tanto vinciamo i rigori e Cragno parte, va per 34 milioni all'Everkusen. Allora a questo punto va preso il portiere che ho in mente è difficilissimo da prendere ed è Mike Maignan, dai 99 ai 139 milioni. È un casino da prendere. Allora proviamo 80, niente, vogliono Dominguez, ma possibile che non riescono a capire che Dominguez è il mio pupillo e non ve lo darò? 130, addirittura non li abbiamo i soldi che ci chiedono, pensate voi come stiamo messi. 78, abbassiamo la cifra. 130, qui la vedo proprio dura. 88, mi serve del tempo per riflettere. Più che altro adesso giochiamo con Bardi titolare in porta contro il Leicester, credo. Arriviamo al giorno del Leicester, vediamo se ci hanno risposto. No, ci hanno risposto, in realtà, ma ci hanno chiesto sempre 130. Santo cielo, che palle. Ma 130 è troppo, vale 70. Posso darti il doppio? Dai, 88. 129, grazie. Siete così umani. 90. 129. Senti, ultima offerta. Mi impegno pure a farla, guarda, per levare tutto. 100. Vediamo che succede. Niente, addirittura si sono incazzati, ci hanno rifiutato loro. Io non ho parole. Cioè, io non ho parole, veramente, ve lo giuro. Se devo dare quei soldi, ragazzi, li do ad Alisson, con tutto il rispetto. Deve essere il colpo Champions per andare in Champions. E che lo sia così, 60 milioni per Alisson. Vediamo che ci dicono. 86, però vedete, cioè, già è diverso. 70, facciamo 70. Ho offerto 60, alzo a bomba a 70. 70 e 90 euro, dai, 90 euro, che così ci prendete una piaggia gelato, 78. 72 e mezzo, ma il portiere mi serve per forza in questo momento. 78 e mezzo, non ce la facciamo comunque, una sofferenza. 74 e mezzo, hanno accettato, perfetto, oh, finalmente, ogni tanto anche una gioia per me. Ci prendiamo Alisson, che più o meno è come Skorupski, cioè alla fine siamo lì, dai, sta a vedere la differenza, Alisson, Skorupski, comunque. Ok, abbiamo raggiunto, facciamo un cinquennale, 3 anni ne facciamo 4, 4 anni ne facciamo 5, 5 anni ne facciamo 6, no scherzo. Vuole un sacco di soldi, noi gli davamo, preso Alisson. Adesso va fatto solamente l'altro acquisto, ovvero quello del trequartista, Cugna, che però vale dai 65 agli 88 milioni, quindi dobbiamo cercare di monetizzare il più possibile per poterci permettere Cugna, perché sennò quei soldi non li abbiamo. Quindi detto questo, per il match contro il Leicester io qui vado a mettere Hernandez, qui vado a mettere Alisson e Orsolini, ragazzi, ancora non è partito, intanto ci metto Olsen. Cioè, anche se dovessimo rimanere così non è che mi dispiacerebbe così tanto, però vorrei monetizzare da Orsolini, se posso essere sincero. Intanto c'è il match contro il Leicester, perdiamo in finale. Grazie, 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 grazie mille a tutti, grazie carissimi. Parte in KDA per 15 milioni dal Gladbach, so soldi. Vediamo che succede, allora, ufficio. Parte Cangiano per 1,6 milioni al Twente. Ora ci dirigiamo verso fine luglio. Michel parte, 4,1 milioni al Fenerbahce. Allora, ho visto quanto sono le offerte che ci arrivano per Orsolini. Io comunque lo vendo perché non mi piace e perché tanto ci sono giocatori migliori. Però raga, non è che stiamo navigando in qualcosa di oro. Ho venduto Orsolini per 25 milioni al Monaco. Però oggettivamente il problema c'è. Proviamo ad andare a prendere, come vi dicevo appunto, il nostro trequartista, ovvero il giocatore della Fiorentina, Matheus Cugna. Allora, proviamo ad acquistarlo, vediamo se abbiamo abbastanza soldi per portarcelo a casa. Offerta di cartellino, offriamogli esattamente 60 milioni, quanto lui vale. Basta, questo Dominguez, no, 60 milioni ho detto. 60 milioni, quanto lui vale? Allora, 60 milioni, offriamo 60 milioni. 87, ce li abbiamo? Cerchiamo di abbassare. 60, 70, facciamo 70. Questo adesso sarebbe il colpo che andrebbe poi a chiudere il nostro mercato. Hanno accettato 70. Ci prendiamo Cugna e poi possiamo andare a simulare fino a giugno. Quindi, prendiamoci Cugna. Allora, cruciale, accettiamo. Ci siamo, raga, bello, bello, bella roba. Accettiamo qui. Ignoriamo la clausola rescissoria, andiamo a dargli lo stipendio che vuole lui, quindi magari tipo un 90.000 penso io vada bene. Vuole un sacco di soldi secondari, va bene, dai, accetta. Preso, preso Cugna, mercato quindi chiuso con Lucas Hernandez, Alisson e Cugna. Noi andiamo a giugno e vediamo come va.
Allora, 2025 giugno, torniamo indietro e vediamo com'è andata. Allora, settembre in campionato, vinto, perso in Europa League. Pareggiato e vinto in Europa League, in campionato vinto e pareggiato. Novembre, vinto, perso, pareggiato. Dicembre, pareggiato, vinto e pareggiato. Vinto in Coppa Italia ma perso ai quarti, vinto, pareggiato e pareggiato. Siamo in Europa League però agli ottavi, ai sedicesimi. Eliminato con l'Ezza Lisburgo, vinto con Inter e Venezia, pareggiato con il Genoa, vinto la Salernitana. A marzo, vinto con il Betis, perso al ritorno, porca la puttana Eva, siamo fuori. Poi vinto col Cagliari, col Napoli, col Sassuolo e col Torino, pareggiato, vinto. Maggio, vinto, pareggiato, vinto. Siamo arrivati secondi, ci può stare, sarebbe stato bello vincere lo scudetto, però stiamo crescendo. L'anno prossimo, ragazzi, l'ultimo anno, l'obiettivo è vincere lo scudetto con questo Bologna, l'obiettivo è vincere lo scudetto. Alisson, 50 presenze, 90, Bardi non sale, non cresce, non fa un cazzo, Aiki sale di 1, va 85, 48 presenze, 4 gol e 6 assist, Dykes 5 presenze, 22 presenze per Esposito che arriva 82, 44 presenze per Lucas Hernandez, 39 presenze per Teate, 12 presenze per Russo che però arriva a 76. Mi si è scaricata la telecamera, non c'ho il cambio, quindi finirò di registrare questo video con quest'altra telecamera. Mbaglia 8 presenze, una sale di 1, 0 gol, 0 assist, 74. Dominguez 48 partite, capitano 2 gol, 5 assist, sale di 2, 89. Locatelli 41 partite, 3 gol e 4 assist, rimane 87. Pulgar 19 partite, sale di 1, va a 78. Gagliardini 5 partite, sale di 1, va a 79. Bravo Gaglia. Olsen 30 partite, 2 gol e 3 assist, rimane 81. Barro 50 partite, 28 gol, madonna mia, 10 assist, va a 88. Brahim Diaz sale di 3, va a 89, 17 gol e 8 assist in 49 partite. Vignato fa 4 partite e non sale. Svanberg fa 24 partite, 5 gol e 4 assist, sale di 1 e va 80. Urbanski non sale, non cresce, non fa nulla. Cugna 38 partite, 10 gol e 4 assist, sale di 2 e va 87. Abraham 25 gol e 7 assist nelle 49 gare giocate, sale di 3 e va 89. Campos 19 partite, 2 gol, sale di 1 e va 77. Pagliuca non ce ne frega un cazzo, Van Hooydonk ce ne frega ancora meno. Questa è la squadra, ragazzi, l'ultimo anno dobbiamo provare senza dubbio a vincere il campionato e magari a fare pure un mezzo miracolo in UEFA Champions League per fare più punti possibili, visto che col Bologna non è andata bene questa rebuilding. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, tantissimi mi piace, buon shalala, allene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.